Ciao, benvenuti a Cazzeggio Microcomputer MC 1987, marzo 1987. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Fare Retrocomputing. Dunque, questo è il numero mitico, il più mitico di tutti, gli MC, rivista di microcomputer, MC, rivista di microcomputer, notissima, famosissima. Penso che un po' tutti almeno una volta nella vita ne abbiano acquistato una copia. Una rivista di informatica fantastica, informatica generalista, spazio home computing, spazio business computing. C'era le recensioni un po' su tutto quello che c'era sul mercato. In fondo c'erano i prezzi aggiornati dei listini, quindi per avere il polso del mercato su marche, prezzi e tecnologia. Si aveva praticamente la possibilità di leggere la rivista anche nel mondo, con articoli sul mondo business, in modo da rendersi conto di cosa accadeva più o meno nel mondo del business computing e dell'home computing, in modo per annusare una volta ogni 3-4 mesi oppure una volta ogni 6 mesi. In sostanza, uno acquistava una rivista DMC 5.000 lire, c'era un bot di pagine, durava praticamente più di 2 mesi, perché leggersela tutta questa rivista era veramente enciclopedica. E quindi questo è quanto una splendida rivista computer, MC Microcomputer, quello del marzo del 1987, che è quella che andremo a ricordare. Il link per andare a scaricare questa rivista in digitale da Archive lo trovate in descrizione. Questo è il numero più mitico di tutti di microcomputer, perché su questa rivista di MC si diede un ampio spazio, come si vede dalla copertina, al segmento home computer, facendo un confronto tra Apple II GS, Amiga 1000 e l'Atari 1040 ST. Siamo nel marzo del 1987. L'anno dopo sarebbe poi arrivato Amiga 500, che avrebbe sbaragliato il mercato. Sempre nel marzo del 1987, il re degli home computer del 1987 non era Atari 1040 ST, questo, ma bensì il Atari 520 ST, con 512k di memoria bloccata, che era molto più economico di tutti questi tre. Quindi il re degli home computer nel 1987 fu sicuramente la bellissima macchina dell'Atari 520 ST. Il link lo trovate in descrizione e come nella playlist. Dunque, avventuriamoci facendo un viaggio nel tempo, andando a ricordare e a vedere. Ci sfoglieremo tutta questa rivista di 228 pagine e poi andremo a leggere in modo un po' più particolareggiato i tre articoli dedicati a Apple IIgs, ad Amiga 1000 e ad Atari 1040 ST. Tre macchine di punta per l'home computer, tutte e tre dedicate all'home computer, ma queste erano macchine che costavano un botto, un occhio della testa. Poi andremo a vedere i prezzi, ci sarà da sentirsi male per vedere quanto costavano. Era la fascia high end, la più alta e più costosa del segmento home computer. Comunque, andiamo a vedere di che cosa parlavano nel lontanissimo praticamente 1987. Pubblicità, qui abbiamo l'elenco, cioè a pagina 54 abbiamo un Amiga 2000 che veniva presentato, a pagina 70 quello che andremo a vedere, in sostanza la grande sfida galattica, Apple IIgs contro Amiga 1000 contro Atari 1040 ST. Poi abbiamo la recensione di un praticamente un IBM, un compatibile IBM, a pagina 92. E poi abbiamo sempre programmi, la recensione di una stampante, praticamente una Siemens, e poi un po' di tutto un po'. Quindi andremo a vedere rapidamente questa rivista per vedere così cosa c'era. Atari 1040 ST, eccoli qui, questa è la pubblicità, costava 1290.000 lire più IVA, a cui aggiungere praticamente il monitor. La versione 520 ST costava praticamente 900 e qualche cosa, quindi era molto più economico. Poi abbiamo macchine IBM, qui in tutti i bus e compatibili IBM,
MS-DOS c'era all'epoca dei 386. Vediamo un po', giallo informatica, sempre pubblicità, sempre molto densa la pubblicità su MSC, un po' di posta, posta e lettere e domande, instabilità di rete, questi in gruppi di continuità tra pubblicità e lettere mescolate insieme, recensioni per quanto riguarda brevi notizie sulle uscite di macchine più importabili con monitor LCD, guarda che stretta in una valigia con un piccolo monitor, e poi l'Olivetti M20, questo è un M24, questo penso sia M4 qualche cosa, sempre o M20 o M24, una versione un pochino più potente. Questo era l'M19, che avrebbe potuto essere benissimo una macchina per home computer. Si pensa all'Amstrad PC 1512. Questo fu introdotto da Olivetti per andare a allargare il mercato, proponendo un compatibile con un disco o due disk drive da 525, un disk drive e un hard disk da 525, con un prezzo chiaramente più competitivo rispetto all'Olivetti M20. Però costava 4 milioni e rotti, mentre l'Amstrad PC 1512 aveva un prezzo decisamente molto più abbordabile, tanto che nell'87 e nell'88 l'Amstrad PC 1512 ebbe a ritagliarsi anche una buona nomea in sostanza nel mercato dell'home computer. Chi doveva andare a comprare un'azienda, decideva di comprare un computer per l'ufficio, di sicuro non si rivolgeva ad Olivetti, che con 4 milioni e 9 si comprava, con 4 milioni e mezzo si comprava un M19, mentre con circa un po' più di un milione e due circa si portava a casa un Amstrad 1512 con un disk drive e un monitor a fosfori bianchi. Ci ho fatto vari podcast, il link li trovate nella playlist. Andiamo a vedere cosa c'era qui, un po' di stampanti che venivano presentate. Vediamo un po', pubblicità, i primi modem, schede, interfacce, brevi notizie, il Turbo Pascal 3.0, era questo il 1987, l'anno della Turbo Cata, il Macintosh SE e il Macintosh 2, il potentissimo Macintosh SE e il Macintosh 2. Queste non erano macchine, praticamente queste non erano macchine per l'home computer. Poi abbiamo in preview di quello che poi sarebbe uscito l'Amiga 2000 insieme all'Amiga 500, che era un Amiga 1000, questo con un po' di bus ISA e Zorro. Eccoci qua, una breve recensione. Poi vediamo un po' cosa c'è, il protocollo X-Modem, un modem Spider 2400, primi modem sulla rete telefonica, ecco, confronto, poi qui ci ritorneremo alla pagina 69, questi li vedremo velocemente, poi ci andremo a leggere tutto con più interesse, tutta questa grande speciale su queste tre macchine favolose, una meglio dell'altra, con le varie conclusioni. Poi qui abbiamo il Microtech Personale TAT, questa è una macchina sicuramente da ufficio, eccola qua, compatibile Data Is, il software a 525, un database e un word processor e anche probabilmente uno spreadsheet, un integrato praticamente, una stampante Dagi, la Xinhua VP8100 con la propria interfaccia sicuramente per IBM PC. Un po' di pubblicità, notizie per quanto riguarda un po' di notizie e giochi per il mondo ludico, con brevi recensioni su, in sostanza, i videogiochi, con uno spazio anche speciale MSX, Commodore, un po' di lettere, sempre Intelligiochi, spazio Intelligiochi, Intelligioli, spazio Amiga, che si faceva un po' di divulgazione, Mac Paint e dintorni, un piccolo spazio corner, a notare, vedete qui in bianco e nero praticamente, vabbè, questa parte è la pubblicità dell'Amiga 1000, gestione di archivi del Lotus 1, 2 e 3, Microsoft Quick Basic e scheda grafica EGA, due lettori e viva,
un po' la visione. Interessi e banche, Assembler 8086, 8088, istruzioni logiche. C'era quindi rete nazionale, packet ad uso radioamatoriale con i vari nodi. Questa ha provato una sorta di Fidonet fatta praticamente su onde radio, e qui c'era praticamente tutti i vari nodi a cui era possibile attaccarsi, quindi scambiare messaggi tramite, diciamo, protocolli digitali che però lavoravano su onde elettromagnetiche. Grafica 640 sul Commodore 128, un po' di grafica, un po' di spazio 128, spazio MSX, i trucchi di MS-DOS, software Apple, con ancora date, ancora qualche listato che però è molto piccolo, elenco del software disponibile anche su cassetta o mini floppy, software per Commodore 128 con dei listati. Strano che 1987 ancora si desse degli stati, ma comunque era scritto piccino, Non ci voglio leggere queste robe qui e poi trasferirle in sostanza in esadecimale, anche se non erano poi così molto lunghe, però insomma, leggere questa roba. E poi finalmente i prezzi, per avere il prezzo, il polso della situazione con il mercato lagognato. Lagognata la parte, una delle cose più guardate e più interessanti era sicuramente la parte dei listini aggiornati al mese di riferimento, in cui uno guardava i modelli delle varie case e con i relativi prezzi, per avere sott'occhio, in un colpo d'occhio, con un paio di pagine, tutto orientativamente il mercato. C'era lo spazio del mercatino micromarket, vendo, cerco, compro, scambio, software, hardware, guardatevi quant'era letto, tantissimi annunci di privati con cui era possibile mettersi in contatto, e poi niente, fine. Ok, adesso andiamo a vedere in speciale questo bellissimo speciale Apple 2GS contro Amiga 1000 contro Atari 1040 ST. Computer cercasi, particolare inclinazione ad impieghi domestici chiedesi, con disponibilità ad estendere proprie prestazioni particolari all'ambito professionale, si richiede bella presenza, facilità di rapporti umani, affidabilità. Amiga, Apple, Atari in ordine alfabetico. Atari, Amiga, Apple in ordine di prezzo. Amiga, Atari, Apple in ordine di età, dal più anziano. E in ordine di prestazioni, questo probabilmente lo saprete tra 20 pagine. E in ordine di merito, questo probabilmente non lo saprete neanche tra 20 pagine. E allora a che servono? Fra 20 pagine probabilmente saprete quale secondo voi è il migliore, che è molto più importante, no? Basta con gli scherzi, l'argomento è in realtà estremamente serio, per un sacco di ragioni, non fosse altro quella che queste macchine, fra tutte e tre, ce ne sono già, e soprattutto ce ne saranno, un bel po' in circolazione nel mondo e anche in Italia. E dietro, quindi, ci girano un sacco di soldi, quelli che tutti quelli che se le compreranno, quelli di ciascuno che se la comprerà, perché non sono molti, ma per lui possono essere tanti, quelli di chi la guadagnerà vendendo, quelli che le case hanno speso per progettarle, che spendono per produrle. Dunque, vediamo un po', qui si fa un discorso, un po' link per andare a scaricare questa bella rivista, praticamente l'articolo è di Marco Marinacci, in sostanza lo trovate in descrizione. Apple 2GS, Amiga 1000, Atari 1040 ST. Cominciamo con l'Amiga 1000, eccoci qua, qui c'è tutto l'articolo. Se il VIC-20 è passato alla storia come il primo vero computer alla portata di tutte le tasche, il Commodore Amiga certamente non sarà della storia dell'informatica personale da meno, pur essendo una macchina abbastanza economica. Oggi per comprare un Amiga bastano un paio di milioni. Hai detto poco, più IVA. Questa è la scheda madre. Vediamo un po', Amiga 1000, ecco qua, bellissimo.
una sensazione praticamente di computer professionale, però era chiuso, non c'aveva, nonostante fosse un desktop, praticamente non c'aveva slot e le espansioni dovevano essere messe qui accanto, esterno e di lato. Comunque c'è una bella tastiera, mouse, bella tastiera ergonomica con il tastierino numerico, le frecce, un bel retro strutturato, una bella, diciamo, barra spaziatrice, amiga piena ed amiga vuota, il tabulatore, gli shift molto grandi, i tasti funzionano, una bellissima tastiera a mio avviso, veramente ergonomica, perfetta, ma allo stesso tempo anche compatta, quindi c'era tutto quello che serviva: tastierino numerico, tasti funzione, esc in alto, gli shift ben strutturati, il retro bellissimo, bello grande, se c'era da pigiare per andare a capo si trovava subito, amiga piena amiga vuota, barra spaziatrice e diciamo i tasti freccia. Dietro c'erano le varie spinotterie, il disk drive, parallela, stampante potenza diciamo elettrica, piccolo di accensione, uscite sonore e quant'altro. Ecco, dunque vediamo un po', queste sono le conclusioni. Prezzo costa con Amiga 512k, un floppy da 3,5 da 880k, mouse e tastiera, pointer a colori, quindi da 2.990.000 lire, più una mazzata nei denti, che era una cosa incredibile. Allora, infine, sempre sul mercato italiano troviamo un paio di digitalizzatori video, il primo abbastanza economico, ma a scansione lenta, occorre qualche secondo per digitalizzare un'immagine. Secondo più costoso, ma in tempo reale possiamo digitalizzare anche oggetti in movimento, rappresentati ovviamente come un rapido susseguirsi di singole immagini, come normalmente avviene al cinema o in televisione. Eccoci, questo Apple 2GS, eccolo qua, ma tastiera, mouse, disk drive esterno, monitor a colori, quindi touch. Ecco, se non ci fosse la scritta sul pannello frontale, nulla tradirebbe il fatto che si tratta di un Apple 2. È cambiato il colore, è cambiata la forma e internamente è cambiata la CPU. Nonostante ciò, il nuovo Apple 2GS è ancora compatibile al 90% del software scritto per i precedenti fratelli. La novità principale è ovviamente la nuova CPU a 16 bit, il 65C816, in grado di indirizzare 16 mega di memoria ed emulare contemporaneamente il funzionamento del 6502 con piena compatibilità Apple 2 e Apple 2. Con la tastiera, anche questa è una bella tastiera con un bel retro, un tastierino numerico, i tasti shift ben strutturati, la barra spaziatrice presente nella piena, nella vuota, e abbiamo il tasto control, forse un pochino piccolo il caps lock qui, ma mi ha visto un pochino piccolo, è un pochino piccolo il tasto control. Io venivo dall'Apple 2, il tasto control praticamente era più grande. Va bene, comunque vediamo un po', qui c'è il dentro, i vari spinotti, la circuiteria con le varie praticamente slot, era possibile metterci le varie espansioni, principalmente queste diciamo espansioni di memoria, perché i disk drive già era pilotati sulla scheda madre, non aveva bisogno di altre circuiterie, a meno che non dovevate recuperare un disk 2 esterno. Quei linguaggi, la macchina, prezzi IVA esclusa, Apple 2GS 256k costava 1.700.000, qui IVA Apple 2GS con 512k costava 1.800.350, il monitor 12 pollici fosfori bianchi costava 350.000 lire. Però ecco, se qui comprovate l'Apple 2GS, metterci un monitor a fosfori bianchi per vedere in bianco e nero non aveva molto senso, dovevate per forza prendere un monitor a colori, perché il bello dell'Apple 2GS è che c'aveva colori molto più belli. Però il monitor costava 990.000 lire, poi un test dischi da 3 da 5 1/4 che costava 500.000 lire e un'unità di disco da 3,5, ecco, quella da 3,5 potevate comprare in un secondo momento, 500.000 lire la sommate a 1.800.000, poi ci mettete un altro milione, ecco, praticamente veniva 2.800.000, 2 milioni, madonna santa.
3 milioni e quasi e mezzo, poi insomma, ci mettere l'IVA c'era assentissimo, una mazzata nei denti incredibile. E quindi qui praticamente si dice l'Apple Digestion nasce con il vecchio Apple Soft in ROM e con il monitor leggermente ritoccato e potenziato. Nulla è stato cambiato invece nell'Apple Soft, in quanto la sua funzione è unicamente di garantire la compatibilità con l'Apple VC e l'Apple Basic dell'Apple VGS. Sarà infatti il nuovo Apple Soft 16 da caricarsi da, mentre il linguaggio più usato sarà probabilmente il nuovo Pascal TML appositamente realizzato e già disponibile. Da notare pure il fatto che il sistema operativo dell'Apple 2GS è stato scritto in C e sarà quindi molto facile interfacciare dei programmi scritti appunto in C. Atari 1040 ST, bellissimo anche questo 512k era espandibile fino a 1 MB. Vediamo un po', Atari 1040 così come viene scartato dalla sua confezione dispone internamente di ben 1 MB di memoria, pardon, nelle tre macchine in prova in tal senso la più fornita, e di un drive da 720k formattato, quindi era già portata a 1 MB, 1040, già è vero, 1040 ST ci aveva già. Sempre dallo scatolone tiriamo fuori un mouse, un cavo di alimentazione, qualche manuale user friendly per l'uso della macchina, il basic del logo e dei programmi forniti. A proposito di questi due dischetti contenenti i sommenzionati linguaggi di programmazione, un word processor, un programma per disegnare a colori in bassa risoluzione. A proposito di mouse, c'è da dire che l'interfaccia icone non è stata curata dalla casa madre, ma dalla Digital Research, che mette a disposizione il Windows System Jam anche su altri computer. Eccoci qua, la macchina praticamente costava... quanto costava? Questa era una bella, anche qui, una bella tastiera, retro strutturato, shift, tastiera numerica in più, un tastierino di edito aggiuntivo per muovere diciamo le frecce, il del e il clear, molto bello, il tasto funzione, quindi questa è una tastiera a mio avviso anche superiore diciamo alle altre due computer. C'era lo spazio per c'aveva già un mega, c'era già tutto. Poi vediamo un po', qui vediamo quanto costava la macchina. Costava praticamente, ma ci si legge, facciamo andare magari un po', prezzi 1040 SD, 1 mega di RAM, 192k di disk drive con disk drive SF32 e 500 un secondo con il disk drive, costava 2.5 milioni, a cui aggiungere un monitor di 295.000 e 2.7 milioni, quindi quasi 3 milioni e qualche cosa. Questa è una bella salaccata, costavano tantissimo, una faccia veramente una fascia molto alta. Nel confrontare queste tre macchine abbiamo cercato di mettere in mano al lettore una serie di considerazioni un po' diverse da quelle già apparse nelle prove di ogni singolo computer. In particolare, al di là del fatto di entrare in dettagli squisitamente tecnici, abbiamo cercato di pensare in pratica alle altre due macchine nell'analizzare e valutare le caratteristiche di ciascuna, fino a che punto ci siamo riusciti è difficile dirlo, certo non è del tutto possibile pensare solo al confronto, dall'altra parte ci sembra opportuno che sia lo stesso lettore al di là di un certo limite a giudicare quale gli sembra la situazione migliore. Ci sono infatti delle cose che sono obiettivamente confrontabili, sulle quali è possibile quindi tentare di esprimere giudizi oggettivi, ed altre invece sono invece molto più soggettive, sulle quali quindi non è praticamente possibile esprimersi in termini ragionalmente universali. È anche un po' per questo che non abbiamo preso molto in esame aspetti come l'estetica, la comodità di impiego, l'ingombro fisico eccetera, fermo restando che sono aspetti in cui un potenziale acquirente è sicuramente giusto che faccia le sue considerazioni. Speriamo e crediamo comunque che queste pagine riescano a farvi avere un'idea più vostra su questi tipi di macchine, più documentata di quella che poi viene fuori dalla solita chiacchierata con l'amico che sa o con il rivenditore. Ci ho detto, cominciamo a esaminare i punti salienti delle caratteristiche di questi computer.
abbiamo diviso l'articolo in capitoletti, cominciando a prendere specialmente in esame l'aspetto per il quale queste tre macchine si differenziano dal resto degli altri computer convenzionali: l'interfaccia utente, legge, mouse e finestre. Per passare alla grafica, quindi al suono, due interessanti campi di battaglia. In finale, poiché in fin dei conti una macchina si usa soprattutto in relazione al software di cui è possibile disporre, cerchiamo di fare il punto sulla disponibilità, attuale ma anche futura, di programmi per i tre contenenti. Fiato alle trombe! E qui c'è praticamente tutto l'articolo che ora, se volete, lo potete andare a leggere, diciamo, per vedere un po' cosa diceva qui. Non lo riguarderemo proprio con l'interfaccia utente. Ecco, a mio avviso lì l'interfaccia utente erano più o meno, diciamo, tutte e tre allo stesso livello. Molto bella l'interfaccia del Workbench, decisamente molto bella, ma l'Amiga 1000 non c'aveva praticamente la batteria dell'orologio e quindi tutte le volte andava settato a mano, a differenza del l'Apple 2GS e dell'Atari ST, che invece c'aveva praticamente la batteria del timer. Forse un pochino più bella, diciamo, come interfaccia un po' più Mac-like, quella in sostanza dell'Apple 2GS, un pochino più ristretta, un pochino più grande, un pochino meno estetica quella dell'Atari ST, ma estremamente, diciamo, funzionale, più bella e più colorata, forse un po', diciamo, sicuramente quella dell'Amiga 1000. Ora, la cosa bella è che il Workbench era già multitasking, mentre l'Apple 2GS praticamente anche questo penso fosse multitasking, però non ve lo saprei dire con precisione, non vorrei dire una minchia. Era un po' cosa dice la grafica, risoluzione grafica, decisamente tutte molto belle, e quindi forse un pochino il più dotato probabilmente era di poco, il più dotato era probabilmente l'Amiga, a stretto giro di dimensioni probabilmente l'Apple 2GS, che era quasi o forse un pochino di più dell'Atari ST, ma comunque fra tutte e tre erano macchine molto belle. Ora, diciamo, l'Atari poteva essere agganciato anche a un televisore, così come l'Amiga c'era la spesa scarta, invece l'Apple c'aveva prese proprietarie e vi costringeva in sostanza a attaccare praticamente il momento di proprietario. Poi il suono, indubbiamente il suono penso che fosse un po', rapiniamo un po', ecco, i modi grafici Atari 320x216 colori, 320x254 a 32 colori l'Amiga, il 280x182 a 8 colori, 580x182 a 16 colori, 540x512 a 16 colori. Quindi più dotato era sicuramente l'Amiga 1000. Poi l'Apple 2GS e l'Atari 1040 ST arrivava fino a 640x400, però solo in modalità monocromatica. 640x200 arrivava a 4 colori, quindi c'era un po' meno capacità. Risoluzioni testuali 320x200, 320x256, 640x200 a 4 colori. Poi generatore di voci, chip sonoro 3 più, diciamo, un po' allarghiamo un po', chip sonoro 3 più generazione del rumore, 4 convertitori digitali analogici a 4 più 16 via software e Sonic con 30 voci. Quindi praticamente molto probabilmente il più soddotato era l'Apple 2GS con il chip Sonic 30, subito dopo l'Amiga 1000 e poi, diciamo, l'Atari ST 1040. Ma comunque, diciamo, non è che alla fine fosse un organo in sostanza. Vediamo un po' il software, sicuramente il software dei tre, a mio avviso,
dotato era l'Apple 2GS perché poteva utilizzare la retrocompatibilità con Apple 2 e Apple 2C, quindi avere già immediatamente a disposizione un'enorme biblioteca. Amiga 1000 era appena uscito, costava un botto, poi sarebbe uscito una marea di software, però al momento ancora il 1987 non c'è. Atari ST 1040 indubbiamente era più potente dell'Atari 512, aveva un bel parco software, però diciamo che forse come parco software l'Apple 2GS già vince grazie alla retrocompatibilità con l'enorme massa di programmi per Apple 2, che chiaramente erano meno potenti di quelli di Amiga 1000 e di Atari 1040, però davano un'enorme capacità a cominciare in sostanza dall'Apple Works. Però diciamo che anche Amiga 1000 e anche Atari ST indubbiamente erano eccellenti computer con ottimi programmi, perché tutti e due avevano sistemi operativi multitasking. Software, vediamo un po' qui, con chiaramente l'Amiga 1000 qui svettava come colori e risoluzioni, software serio, e qui chiaramente qui c'era il CAD CAM che poi cominciarono poi a utilizzare, però al momento 87 non è che poi fossero così numerosi per Amiga 1000, che è tutto molto costoso per Amiga 1000. Solo dall'88 cominciò a diventare popolare l'Amiga. Interviste al Lino Bertoletti della Commodore, a Dario Cassinelli della Apple e al Marco Veronesi dell'Atari. E qui ci trovate tutto, quindi un bellissimo numero da scaricare, il link lo trovate in descrizione, in cui ci trovate praticamente tutti questa, un grande speciale su Apple 2GS, Amiga 1000 e Atari 1040. Conclusione, adesso ce la leggiamo. Confrontare dei prodotti senza trarre delle conclusioni avrebbe poco senso, ma se trarre delle conclusioni è impegnativo quanto si analizza una singola macchina, ancora di più lo è quando gli oggetti sono più di uno, soprattutto quando ciò che interessa non è tanto dare giudizi sulle singole macchine quanto piuttosto inferire dai risultati dei paragoni, il punto di vista nel quale ci mette quanto si fa un paragone, inevitabilmente nella maggior parte dei casi quello da identificare è il migliore, oppure ahimè il peggiore dei prodotti confrontabili. Nel caso delle tre macchine che sono state prese in esame, per tornare a quanto di nostro interesse, non sembra opportuno cercare a tutti i costi un vincitore o un vinto, fermo restando che ci sono delle valutazioni che possono, diciamo, e anzi devono essere fatte. Uno dei problemi è quello del prescindere da considerazioni di simpatia e fiducia per una certa casa o prevenzioni nei confronti di un'altra, da considerazioni spiccatamente soggettive. Un aspetto che non si può non analizzare è quello dei prezzi, ma quello che in realtà interessa soprattutto il rapporto qualità-prezzo, in altre parole la convenienza all'acquisto. Qui il discorso si fa di nuovo controverso, ma vediamo. Un'Amiga 1000 costa un paio di milioni, qualcosina in più con la memoria espansa, a 1 MB. Difficile dire esattamente quanto, perché purtroppo, e lo riteniamo un difetto della Commodore, il prezzo oscilla da un rivenditore all'altro. Nei giorni in cui scriviamo c'è a Roma chi molla un'Amiga 1000 per 1.800.000 IVA compresa. È un retaggio di quanto avveniva ai tempi del boom del Commodore 64. Difficile dirlo, ma speriamo che cambi. In effetti le premesse sono tale che dovrebbe esserci una situazione più limpida con l'arrivo delle nuove macchine, l'Amiga 2000 e l'Amiga 500. Quest'ultimo tra l'altro avrà un prezzo che dovrebbe rientrare nel milione con IVA e senza un monitor. Insomma, meno di 1.500.000 completo. Quindi già con questa informazione uno si rendeva conto che se era orientato a acquistare un'Amiga 1000 forse era meglio che aspettava e praticamente si comprava poi un'Amiga 500 l'anno dopo. L'Atari, che tra una riduzione di prezzo dell'altra è finito a 1.500.000 più IVA, quindi circa 1.800.000 IVA compresa, qualche centinaio di migliaia di lire meno di Amiga 1000, quindi ragionevolmente concorrenziale rispetto a questo, ma forse un po' più caro nei confronti dell'Amiga 500, che però dovrà assortire. Stiamo parlando di quello che in effetti, se ci accontenta del monitor in bianco e nero, ci si risparmia 200.000-300.000 lire e si ha a un certo punto di vista una macchina migliore. A proposito, ci sono dei buoni programmi seri per l'Atari ST in versione
di emulatore Macintosh, che diventa praticamente un Macintosh conquista, costando parecchio meno. Vediamo un po', l'Atari in bianco e nero comunque esce in pratica da questo confronto, perché si orienta tanto tutto sommato ad applicazioni diverse da quelle di un Amiga o un Apple 2GS, e diventa una macchina commercialmente particolarmente interessante, con un ottimo rapporto prezzo-prestazione. Ma in un altro anno, veniamo all'Apple 2GS, non costa poco, si arriva a 3.600.000 lire, ma con l'IVA diventano 4.3 per il sistema con un drive, il video a colori e mezzo mega di RAM. Difficile sostenere che di per sé valga il doppio di un'Amiga, ma cosa vuol dire valere? È un sistema apertissimo con una quantità incredibile di software resistente, d'accordo per Apple 2, e quindi di limitativo. Ma l'Apple 2 è stata una macchina eccezionalmente versatile, ed è stata sviluppata una grossa quantità di ottimo software con la possibilità di montare schede di tutti i generi. La sostanza c'è, nel senso che il livello qualitativo della costruzione va considerato, e al di sopra delle due macchine. D'altra parte, progettare l'Apple 2GS deve essere stato parecchio costoso, visto il risultato che l'Apple è riuscita a ottenere partendo da un microprocessore dichiaratamente inferiore, realizzando una macchina che non ha intrinsecamente nulla da invidiare quanto a prestazioni alle altre due. E infine, non mi aspetto grosse contestazioni nell'indicare la Apple come la casa delle tre che più può vantare la migliore organizzazione di vendita e assistenza, il passato meno burrascoso. Quindi, in conclusione, si tira alle fine che, appunto, in pratica il più economico era l'Atari. Per chi era orientato per un Amiga 1000 era meglio che aspettasse praticamente l'arrivo di Amiga 500, e in sostanza l'Apple 2GS era definito il più costoso, anche se aveva il vantaggio dell'avere la retrocompatibilità con un Apple 2. Ma se la retrocompatibilità per Apple 2 era estremamente importante, tanto valeva comprarsi un Apple 2, oppure tenersi il proprio Apple 2, oppure comprare un Apple 2 usato o un clone di Apple 2. Ecco, questo è un po' tutto. Il link per andare a scaricare in sostanza questa bellissima rivista lo trovate in pratica in descrizione. Un numero storico, quello del marzo del 1987, lo abbiamo ricordato. Questo è più o meno tutto per questa puntatona. Ciao, alla prossima.